Sono Piero Torello Pianalli, il nuovo presidente dell'associazione Girotondo. Oggi abbiamo fatto l'estrazione della lotteria, come tutti gli anni, è stato un bel successo. Speriamo che siano contenti dei premi e noi siamo contentissimi della vendita che c'è stata, che poi questi soldi sono poi divisi in due parti. Milano e Torino, dove c'è la ricerca per estrofia muscolare. L'associazione di volontariato Girotondo è nata per volontà di una mamma, Simona Taverna, che ha deciso di buttarsi nella mischia e di fare qualcosa di concreto per aiutare suo figlio e per aiutare tutti gli altri bambini affetti da questa grave patologia. L'associazione ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica, svolgendo una serie di attività benefiche e per offrire supporto psicologico alle famiglie e alla scuola. Il progetto si occupa di due aspetti. A domicilio supporta i genitori del bambino e funge da collegamento con i professionisti sanitari, scolastici e sociali e cerca di inserire la famiglia in una rete sociale per poter allontanare la solitudine. A scuola poi supporta gli insegnanti e propone la promozione all'inclusione scolastica.